Venerdì 1 settembre. Oggi è il primo giorno di asilo per Emma. Sarà nel gruppo dei piccoli, dei bimbi di 3 anni. Il Ticino è l'unico cantone a proporre l'inizio a quest'età, mentre nel resto della Svizzera si inizia a 4 anni. Ma è un anno facoltativo e ha alcune peculiarità. Nel primo anno facoltativo l'inserimento funziona così. Le prime 2 settimane il bambino va solo la mattina, quindi dalle 8:30 alle 11:30, e di solito non il mercoledì. A partire da queste 2 settimane che sono un po' di prova, si discute con la maestra come inserire il bambino. E questo dipende da sede a sede e da bambino a bambino. Per cui un genitore che lavora non sa se ci metterà un mese o, adesso esagero, 6 mesi a fare il tempo pieno. E questa è un po' la difficoltà di quello che è il primo anno facoltativo dell'asilo. Ho lasciato Emma adesso, che era tutta contenta. Adesso vado a mettere un po' a posto la casa, portare via un po' di rifiuti e vado a fare la spesa con calma e poi torno a casa, preparo il pranzo e poi vado a prenderla. 3 ore di tempo prima di tornare dalla piccola. Lavorare sarebbe impensabile, per questo è bene organizzarsi per tempo. Allora, mi sono organizzata così per il primo mesetto. La prima settimana ho preso vacanza io. Poi dalla seconda settimana subentra mia mamma, la nonna, per 10 giorni, poi dopo lei va in vacanza. E subentra il papà per quei giorni che lei non farà ancora tempo pieno, vediamo. E poi dopo rientra la nonna. Ma a cosa serve questo periodo? Lo chiediamo a Michela Bolzonella Borrois, dell'Ispettorato delle Scuole Comunali del Luganese, ex docente delle Scuole dell'Infanzia di Caslano. Sono 8 mattine in cui il bambino entra in un nuovo contesto, quindi incomincia a conoscere gli spazi, gli altri compagni, il docente. Il docente osserva le competenze del bambino e queste osservazioni permetteranno poi di incontrarsi con i genitori e insieme definire qual è l'aumento della frequenza che si consiglia. Dovrebbe essere graduale, quindi si inserirà la mattina in più per arrivare alle 5 mattine, poi si inseriranno i pranzi e poi fino ad arrivare alla giornata intera. L'accompagnamento in effetti può andare oltre queste prime 2 settimane e la frequenza a tempo pieno non è immediata. Ce lo raccontano alcune mamme che ci sono passate. Alcune, come Daniela, a volto scoperto, altre preferiscono restare anonime perché i loro bambini frequentano ancora questi istituti. L'inserimento l'anno scorso è stato abbastanza difficoltoso perché è durato parecchio e i pomeriggi sono stati introdotti solo dopo Natale. I pranzi sono stati decisi, ho avuto l'incontro con la maestra dopo 2 settimane e abbiamo deciso di introdurre un pasto a settimana, secondo indicazioni della maestra. E siamo arrivati a fare i 4 pasti a dicembre e quindi è stato lunghissimo. La mia esperienza è stata abbastanza dura, abbastanza pesante sotto vari aspetti. Il bambino non è mai stato considerato pronto per il tempo pieno, per trascorrere l'intera giornata a scuola. E quindi ha pranzato lì per la prima volta verso fine maggio. Ho dovuto accompagnarlo alle 8:30 e prenderlo alle 11:30 tutti i giorni. Io sono una mamma di 2 bambini. Il mio primo bambino adesso ha 7 anni. Al momento dell'inserimento alla scuola dell'infanzia ho avuto un po' di problematiche perché dopo che aveva frequentato 2 anni di nido, all'inizio della scuola dell'infanzia il bambino ha avuto una regressione perché voleva fare la refezione, voleva mangiare con gli altri bambini, come faceva al nido. Ma questo non è stato possibile in quanto ritenevano che lui non fosse pronto. Il momento del pranzo è un momento in cui il bambino che si inserisce nel nuovo gruppo inizia a essere visto, più considerato. È un momento particolare perché i bambini mettono in atto tantissime competenze di autonomia, ma anche di svolgere delle attività. Quindi parliamo del ruolo del cameriere, il cameriere che apparecchia, quindi ci sono anche proprio delle abilità anche di conta, quindi di prematematica, diciamo. Mi dispiaceva perché andavo a prendere alle 11:30, voleva rimanere,
piangeva perché andavo a prenderla e non poteva rimanere a pranzo con gli altri bimbi, perché era stato deciso che quella settimana lì faceva solo un pranzo o due, la successiva, e che io dicevo non ha tanto senso il lunedì rimane a pranzo, il martedì no, il giovedì sì e il venerdì no. Secondo me se il pranzo poi va bene dovrebbe essere introdotto abbastanza velocemente. Della motivazione che ti davano per il pranzo, perché non poteva fermarsi a pranzo? La motivazione non era per il pranzo in sé, perché in realtà nessuno ha mai visto come il bambino mangiasse a tavola. È che l'inserimento non era finito. E finché non è finito, i bambini non sono considerati pronti per frequentare il tempo pieno. Ma quali sono i criteri che osservano i docenti? In primis sicuramente osserva come il bambino affronta il distacco dai propri familiari. Ci sono bambini che affrontano il distacco molto facilmente, altri invece che fanno una grande fatica. Il primo giorno ha pianto un pochino, perché ha visto un amichetto che piangeva. Dopodiché ha iniziato ad andare a scuola volentieri. Dopo le prime due settimane arrivano i cosiddetti giudizi. Il primo viene messo per iscritto. Viene comunicato ai genitori che si tratta di un giudizio ufficioso, non ufficiale, in quanto con questo non si presenta il bambino alle scuole elementari, mentre con quello dell'ultimo anno sì. Viene spiegato che cosa il bambino è in grado o meno di fare, se mangia, se è capace di usare bene il cucchiaio, se piange quando ci mettiamo in cerchio, se non riesce a chiudersi i bottoni del grembiule da solo, se non riesce a mettere bene una scarpa, cose così. In realtà non si tratta di un giudizio, ma di un documento che viene consegnato ai genitori e che serve a pianificare la frequenza futura del bambino. Sicuramente è molto importante osservare anche come il bambino aderisce all'attività, perché la scuola dell'infanzia è caratterizzata da diverse routine, da diversi rituali e delle diverse attività. È un bambino socievole e per quanto riguarda l'andare in bagno da solo e mangiare, è abbastanza autonomo. Però lì ha subito un po' di pressioni. Anche per me l'impatto è stato abbastanza difficile, perché ho capito che esistevano degli standard. Si trattava di una cosa piuttosto seria, mentre nella mia testa l'asilo, insomma, lo immaginavo un po' come un'esperienza giocosa. Forse perché ero alla mia prima esperienza e al mio primo figlio. Nonostante ne avessimo già parlato con le maestre e si fosse evidenziata l'autonomia del bambino che riusciva a vestirsi, mettersi le scarpe, mangiare, andare in bagno da solo e a chiedere aiuto se necessario, è stato molto difficile. Nonostante le richieste alle maestre di riferimento, infatti, non è stato possibile inserirlo a tempo pieno perché, secondo loro, non era pronto. Un altro aspetto che osservano sicuramente i docenti è proprio la relazione con i compagni, quindi come il bambino si relaziona con i compagni, chiaramente anche con il docente, però in primis tra pari, come avviene la socializzazione. E non da ultimo, come il bambino è in grado di gestire i propri bisogni corporei. L'unico criterio scritto sulle direttive della scuola dell'infanzia è proprio quest'ultimo. In questo documento viene esplicitato che l'obiettivo, sia per i bambini in anno facoltativo che per quelli in obbligo scolastico, è la frequenza a tempo pieno, obiettivo che era stato contestato da Nadia Ghisolfi già 5 anni fa. La mozione è nata a seguito di alcune segnalazioni di mamme che lavoravano e dovevano introdurre il bambino alla scuola dell'infanzia e non avevano la possibilità di farlo perché era stata prospettata un'introduzione molto rigida e a scaglioni, quindi non tanto dettate dalla possibilità del bambino o meno di essere pronto a entrare alla scuola dell'infanzia, quanto più da direttive rigide, preimpostate. Allora avevo approfondito un attimino queste direttive e leggendole però mi sembrava che andassero un po' in contrasto con quello che veniva di fatto applicato. La mozione Ghisolfi sollecita la scuola ad introdurre un termine ultimo per la frequenza a tempo pieno. La scuola risponde, ma il cambiamento non soddisfa tutte le famiglie.
Per i bambini che frequentano l'anno facoltativo, infatti, il termine viene fissato al 31 marzo, vale a dire quasi alla fine dell'anno scolastico. Il 31 marzo è stato messo un po' come termine per permettere un sufficiente periodo di osservazione, dunque i primi mesi di scuola, e in seguito chiaramente considerare un periodo di adattamento, che è quello dei successivi mesi, no? Il periodo di novembre, dicembre, gennaio, febbraio ci sembra un periodo sufficiente per poter osservare delle evoluzioni, no? Nei comportamenti dell'allievo, e il termine del 31 di marzo era per permettere almeno il mese di aprile e il mese di maggio, che sono i due mesi pieni, se vogliamo, prima di arrivare a giugno, dove ci sono solamente due settimane. Il problema è per chi lavora da settembre a marzo. È chiaro che non puoi dire al tuo capo, a chiunque, dire: guarda, io non so quando mi inserisco una bambina al nido e non vengo più a lavorare, cioè lavoro tre ore finché non me l'hanno inserita. Io ho chiesto di spostare il mio 60%, quindi spalmarlo su più giorni, e quindi farei dalle 9 alle 3. Quindi da Porto vado al lavoro, torno, la prendo, di modo che non devo chiedere a nessuno. Quando mio figlio ha iniziato, per un certo periodo ho lavorato, cercando di gestire anche il fratellino più piccolo. Poi però ho dovuto lasciare, ho perso il posto di lavoro e tra vari impegni e problemi anche di famiglia mi sono trovata a dover gestire una situazione molto difficile. Far combaciare lavoro e inserimento è ancora più complicato per una famiglia monoparentale. Ce lo racconta Cristina Di Biasca, mamma sola con due figlie. Nonostante avesse bisogno di rientrare al lavoro, non aveva nessuno su cui poter contare. Durante il primo anno scolastico della bambina, aveva 3 anni, e mi sono messa alla ricerca di un lavoro e ho trovato come cameriera. Durante il colloquio ho cercato di spiegare la mia situazione, cioè che ho due figlie, di cui una molto piccola. Il datore di lavoro era disponibile a venirmi incontro fino a un dato punto, perché mi ha detto: io ho bisogno di te dalle alle, e magari un giorno era, che ne so io, dalle 2 alle 5, orari un po' tutti, un lavorare a turni non regolare. È difficile continuare a lavorare, continuare a mantenere un posto di lavoro quando ci sono sempre delle modifiche su orari, giorni in corso e... Nel mio caso, ecco, io sono sola e quindi il problema si raddoppia, se non addirittura si triplica. Ma noi siamo coscienti, prima di tutto, che la conciliabilità tra il lavoro e le esigenze della famiglia con i tempi della scuola non possono essere ignorati. Per noi il criterio fondamentale sono i bisogni dell'allievo, dunque cerchiamo sempre di tener conto chiaramente di quelle che sono le esigenze della famiglia. Laddove per il bambino non diventa comunque un elemento di sofferenza o fatica, allora si procede col passaggio al tempo pieno. Tutto dipende veramente dalle caratteristiche del bambino, perché è lui che è al centro delle nostre riflessioni. Il problema è forse che le docenti hanno troppi bambini? Le statistiche cantonali mostrano che il numero annuale di allievi delle scuole dell'infanzia negli anni non è cambiato. Sono sempre circa 8.000. Forse allora gestirne 25 è troppo? Lo chiediamo a Laura Battaini, docente di scuola dell'infanzia di Pregassona, nel comitato dell'associazione di categoria. La regola dice una maestra per 25 bambini, poi ci possono essere delle eccezioni, perché per esempio io ne ho appena avuti 26 in deroga, quindi si può fare. L'introduzione che è stata fatta negli ultimi anni del docente d'appoggio obbligatorio dal 21esimo allievo, questo sicuramente è qualcosa che va in una direzione comunque di favorire il lavoro, perché comunque il numero dei bambini nella sezione incide fortemente su come si riesce a lavorare. Aprile, maggio, giugno cominceranno di nuovo le vacanze lunghe dell'estate. A livello di carico di lavoro, ecco, sono state sicuramente introdotte tante nuovi aspetti, a volte anche burocratici o amministrativi, che comunque da qualche parte un po' pesano su quello che dobbiamo fare, i verbali dei colloqui li dobbiamo registrare in un sistema più informatizzato, quindi questo profilo in uscita sicuramente è qualcosa che ha aumentato. C'è un po' la percezione, sì, che ci sia più lavoro. Io che lavoro adesso da un po' di anni, comunque mi accorgo che ogni anno mi dico: ma caspita, ma c'è sempre di più. Il lavoro dei docenti di scuola dell'infanzia, da quando non è più asilo, è cambiato. Ma i bambini di 3 anni che in Ticino ancora accogliamo necessitano di molte attenzioni.
Al genitore che lavora non resta che organizzarsi. C'è chi si affida a familiari o amici, chi ad una tata e chi a servizi di doposcuola. Io sono fortunata ad avere la nonna, anche i nonni paterni si sono offerti. È chiaro che secondo me questo, non so se chiamarlo disagio, comunque questa difficoltà che ha la famiglia nell'anno facoltativo non dovrebbe pesare così tanto sui nonni. A me spiace. Ci siamo conosciute all'inizio dell'anno scolastico, per ormai ci si conosce prima o dopo. Ho saputo dopo che era vicina di casa. E da lì è nata un po' un'amicizia, una bella amicizia. Lei è anche in una situazione separata dal marito, con i tre figli, che cresce sola, sta cercando anche lei un lavoro. E dopo parlando così, perché ormai viene naturale, ha detto, ah su, come stai, cosa? Guarda, ho trovato lavoro, ah è bello, bello. Però adesso il problema è con la Selina. Ah sì, ma se hai bisogno... qualcuno che me lo dice, me lo chiede, si propone, perché non accettare? Al momento l'unica opzione possibile per le mamme di Biasca è aiutarsi. Non esiste un servizio extrascolastico per i bambini della scuola dell'infanzia. Un servizio che, andando a compensare gli orari dell'asilo, si rivela particolarmente utile per i genitori che lavorano. Ma come ci spiega Grazia, anche in centro città trovarlo non è scontato. Io all'epoca ero residente a Pazzallo e Pazzallo rientra sotto il comune di Lugano. Pur avendo io la scuola a 100 metri da casa, ho scoperto che non c'era il doposcuola. Sia io che mio marito lavoriamo al 100%, ci si è presentato immediatamente il problema del doposcuola. La scuola dell'infanzia di Sorengo usufruisce del servizio extrascolastico Agape, ma era necessario risiedere a Sorengo e non in un altro comune, per poter avere la priorità di ammissione rispetto ai bimbi che provengono da altri comuni. Quindi l'unica soluzione che abbiamo trovato è quello di trasferirci, di fare il trasloco da Pazzallo a Sorengo. Oltre che a Sorengo, l'associazione Agape opera nei comuni di Agno, Bedano, Origlio e Comano. Offre un servizio di pre e dopo scuola, mensa e vacanze scolastiche. In genere questi servizi si attivano solo una volta che l'inserimento è stato completato, ma Agape ha introdotto un aiuto anche per inserire i bambini dell'anno facoltativo a pagamento. Io penso che nel 2023 non dovrebbero esistere situazioni del genere per una donna che lavora, perché le donne che lavorano sono tante. Il problema è che lo Stato e le istituzioni non sono al passo con i tempi. Più o meno io posso dire che si è trovata la soluzione, non posso pretendere che tutto vada bene per me, però trovo un po' che datore di lavoro, famiglia e ambiente scolastico bisognerebbe trovare una collaborazione, se possibile, che attualmente è un po' carente. Allora, l'inserimento a tempo pieno dei bambini alla scuola dell'infanzia, le ragioni dei genitori, le risposte della scuola. Marina Carobbio, se guardiamo, cominciamo dai dati. 1 febbraio 2023, nel Sopra Ceneri, appunto a quella data, circa il 40% dei bambini è inserito a tempo pieno, nel Sotto Ceneri va meglio, 70%, il totale del cantone circa attorno al 60%. Ecco, secondo lei è una situazione soddisfacente, che lei trova che vada bene? Guardi, sono una mamma anch'io, madre di figli adesso adulti che hanno frequentato la scuola dell'infanzia, e capisco le esigenze che sono uscite dalle famiglie e la richiesta di poter conciliare famiglia e lavoro. In questo senso la scuola ha veramente a cuore il benessere dei bambini e ritengo anche che si impegni per favorire la frequenza dei bambini anche nella scuola d'infanzia per il primo anno facoltativo. L'obiettivo è quello di raggiungere la frequenza a tempo pieno. Adesso lei ha citato dei dati
ha citato dei dati che necessitano sicuramente di riflessione, anche di capire perché una parte dei bambini non frequentano la scuola d'infanzia a tempo pieno. C'è anche la volontà di certe famiglie e ci sono, poi l'abbiamo visto anche nel filmato, delle situazioni invece dove i bambini le professioniste, le docenti, i docenti della scuola dell'infanzia fanno un lavoro sulla possibilità per questi bambini di frequentare in maniera più o meno rapida la scuola dell'infanzia, dialogando però con le famiglie. È questo quello che bisogna fare. Certo. Il problema era emerso, l'abbiamo visto nel servizio nel 2018 con questa mozione Ghisolfi, il Consiglio di Stato se ne era occupato, l'allora responsabile del Dipartimento Bertoli aveva detto è un problema reale. Rispetto a quella data le cose sono migliorate perché c'è stato un incremento circa del 10%. Ecco, secondo lei bisogna andare in questa direzione? Si può aumentare l'inserimento prima, oppure la situazione che abbiamo raggiunto è destinata a rimanere com'è? No, l'ho detto prima, stiamo monitorando la situazione e nell'interesse proprio della scuola, non solo del bambino, far sì che si aumenti la frequenza nella scuola dell'infanzia, perché appunto lo sottolineo, è una scuola, è un progetto educativo, quindi per preparare al meglio i bambini a poi agli anni che seguono tutto il percorso educativo abbiamo interesse che frequentino la scuola dell'infanzia il più possibile, che facciano questo percorso educativo. Poi ci sono delle situazioni dove magari non è possibile o delle situazioni dove noi riteniamo che si possa magari permettere ai bambini di frequentare di più questa scuola dell'infanzia, ma si basa sempre su delle valutazioni, come dicevo, di professionisti in dialogo con la famiglia. Quindi stiamo monitorando la situazione e vedere anche che misure sono necessarie per aumentare questa frequenza, la possibilità di frequenza, ecco, dei bambini. Lei ha spiegato bene questa differenza fondamentale tra quello che era l'asilo una volta e questa scuola, quindi è chiaro che non si accudisce il bambino, esatto, ma lo si avvia verso un percorso. Ecco, io però vedendo il filmato, quando sento parlare di competenze, no? Naturalmente usato in modo, come dire, rigorosamente scientifico, rispetto a dei bambini di 3 anni, mi dico, ma ecco, non c'è margine per una maggiore flessibilità al riguardo? Cioè, se un bambino, non so, non riesce a fare una certa cosa, non è immaginabile che la scuola dica, vabbè, puoi restare qui anche tu, anche se non hai le competenze. Evidentemente non entro nel merito dei casi singoli, certo, che non conosco, ma io penso che la flessibilità ci sia. La flessibilità si basa appunto su queste valutazioni, ma soprattutto sul dialogo con la famiglia. Quindi la famiglia può chiedere come mai non si vuole inserire prima o più rapidamente il bambino, può discuterne con i docenti e le docenti, può anche rivolgersi alla direzione scolastica o all'ispettorato se ritiene che non è compresa. Ma poi c'è un discorso molto, molto più ampio, che è appunto quella della necessità di garantire favorire la conciliabilità famiglia-lavoro, quindi di garantire in tutto il cantone delle strutture di accoglienza per i bambini, questo al di là della scuola dell'infanzia, quindi non solo quando i bambini possono frequentare l'asilo nido, ma anche in questo passaggio dall'asilo nido alla scuola dell'infanzia. Ed è per quello che io ritengo che non sia un problema solo che deve essere preso a carico della scuola. La scuola fa la sua parte, ma è un discorso di società che deve essere affrontato assieme ai comuni. Ci sono dei comuni, l'ha detto lei prima, che hanno una frequenza più alta e che offrono anche dei servizi molto più ampi, e poi assieme anche al Dipartimento della Sanità e della Socialità, col quale stiamo affrontando questo discorso proprio per rafforzare le strutture di accoglienza per i bambini. Certo. Tornando brevemente al filmato, forse è una cosa che i genitori faticano a capire, e forse, non so, c'è un margine di miglioramento nella comunicazione. Abbiamo sentito una mamma dire, il mio bambino è andato lì, voleva stare a pranzo perché ormai si era abituato agli altri e invece non poteva rimanere. No? Queste situazioni conflittuali effettivamente si può capire che come dire, lasciano qualche dubbio alle famiglie, perché se un bambino si è abituato al pranzo dovrebbe essere una cosa acquisita. Nel filmato si è anche visto, l'ispettrice ha anche spiegato i passi che vengono fatti. Certo. Io l'ho detto, penso che l'obiettivo sia quello di raggiungere la frequenza a tempo pieno, perché è nell'interesse del bambino, ma è anche nell'interesse della scuola, che può portare avanti poi un progetto educativo. Su questo possiamo lavorare ancora di più, ci sono delle direttive, possono essere evidentemente riviste, per quello che stiamo monitorando la situazione, stiamo analizzando la situazione in tutto il cantone. Nel filmato si sono viste anche appunto delle differenze, diciamo così, regionali.
regionali che devono essere studiate, ma poi ci vogliono delle risposte, sono d'accordo. Adesso, nel caso specifico io non so perché il bambino o la bambina non ha potuto frequentare di più e restare di più anche durante i pasti, ma penso, come dicevo prima, che è un dialogo che deve instaurarsi tra la famiglia e la scuola e i docenti, e generalmente si cercano anche di soddisfare le legittime esigenze della famiglia, tenendo presente, lo ripeto ancora una volta, il benessere del bambino. Ecco, riguardo alle differenze regionali c'è una qualche spiegazione? Voi avete una spiegazione? Perché addirittura nel Locarnese 5 anni fa a metà anno arrivava solo tipo il 27%. Cioè, come spiegare questa frattura fra sopra e sotto Ceneri? Allora, io non ho fatto un'indagine sociologica, ma penso che da una parte probabilmente nei centri urbani più grandi ci sono più famiglie che, anche per ragioni di conciliabilità famiglia-lavoro o per altre ragioni, chiedono che i loro bambini possano frequentare anche l'anno facoltativo, che ricordo appunto è facoltativo, non è obbligatorio. Magari in altre regioni del Ticino ci sono delle situazioni dove altri familiari o prendono a carico i bambini quando la mamma o il papà lavorano. Però appunto questo non può essere una soddisfazione soddisfacente se ci sono delle differenze così importanti tra le regioni. C'è stato un miglioramento negli ultimi anni, però anche qui dobbiamo lavorare da una parte per rafforzare la frequenza a tempo pieno e dall'altra, come dicevo prima, ma questo è un problema veramente del cantone, per garantire in tutto il cantone delle strutture di accoglienza, quindi delle strutture di accudimento dei bambini accanto a quello che è il ruolo educativo della scuola o complementare al ruolo educativo della scuola. C'è un ultimo punto che vorrei discutere con lei prima di dare un'occhiatina ai grigioni. C'è qualcuno che dice addirittura si rimanda l'inserimento perché così le maestre tirano un po' il fiato perché sono sovraccariche di lavoro. È un'ipotesi che lei respinge? No, non è un'ipotesi che io respingo. Si è visto nel filmato che che a partire dai 21 bambini in una classe di scuola dell'infanzia c'è il docente d'appoggio. Questo è stato sicuramente un passo significativo e importante per sostenere di più le docenti e i docenti e garantire quel percorso educativo di cui parlavo prima ai bambini. Quando ci sono classi però con bambini con 25-26 bambini bisognerebbe anche riflettere di diminuire il numero di bambini per classe, però ci vogliono le risorse, devono esserci messe a disposizione le risorse necessarie per fare questo passo. Allora, abbiamo ancora un brevissimo contributo che riguarda la situazione dei grigioni, dove i bambini vanno soltanto a 4 anni compiuti alla scuola dell'infanzia e quindi il quadro è diverso. Vediamo questo contributo e poi torneremo in studio per una conclusione. Lunedì 21 agosto. Oggi è il primo giorno di asilo per i bambini di Roveredo. Qui si inizia una settimana prima rispetto al Canton Ticino. Oggi siamo qua, inizia l'asilo nei Grigioni e abbiamo una bimba che fa l'ultimo anno e l'altra ha iniziato il primo anno e intanto erano entusiaste e speriamo che continuino così per tutto l'anno. La prima e la seconda, cioè la prima al secondo anno e la seconda al suo primo giorno del primo anno. Ma come stanno vivendo i bambini questo primo giorno? Stamattina si è svegliata bene, convinta, quando è arrivata qui ha avuto un attimo di esitazione, però vediamo poi al rientro a casa come sarà. Un po' agitata. Sì, è agitata ma in senso buono, non era preoccupata, ecco. Aveva un po' più di energia del solito, ecco, perché qualcosa succedeva. Qui si inizia tutti insieme, tutti i bambini nati lo stesso anno, ma a 4 anni. Ci spiega meglio la situazione il direttore delle scuole, Manuel Atanes. Nel Canton Grigioni non abbiamo accettato il concordato ARMOS, perciò la scuola dell'infanzia è ancora facoltativa. Nella Valle Mesolcina era stato accettato, però nel resto del cantone non è stato accettato. E una cosa che è stata più discussa è il fatto di rendere obbligatoria la scuola dell'infanzia. Però devo dire che specialmente da noi, diciamo che più del 90%, per non dire il 100%, degli allievi partecipa. Ma cosa ne pensano i genitori del fatto che non ci sia un inserimento graduale? No, sì, con la prima abbiamo visto che ha funzionato benissimo e fanno vedere l'aula qualche mese prima delle vacanze,
Quindi non entrano in un posto che non hanno mai visto, hanno avuto un momento da sole con le maestre a visitare la classe. E quello penso che aiuta, dopo tutte e due sono entrate tranquille. Ma io credo che ogni bambino è diverso, quindi bisogna un po' adattare le esigenze alla personalità del bambino. Ci sono magari bambini che sono pronti a iniziare subito e altri che magari hanno bisogno comunque di più tempo per inserirsi, perché ogni bambino comunque ha i propri tempi. Oggi per noi è veramente caotica la situazione, però è un po' come strappare un cerotto tutto in un colpo solo. Da domani siamo tutti sulla stessa barca e iniziamo a lavorare. Sono 11 anni che Lisa Bertossa accoglie i bambini nel loro primo giorno di scuola. 70 bambini, 4 sezioni, 17-18 allievi per classe, di 4, 5 e 6 anni. Ma anche qui le maestre osservano dei criteri per capire se i bambini sono pronti? Quando hanno l'età loro cominciano, quindi indipendentemente se sono pronti o meno, il nostro compito è quello di riuscire ad accompagnarli nel migliore dei modi, cercando di seguirli e rispondendo ai loro bisogni. Quindi sicuramente, ecco, il distacco dalla mamma è sicuramente un tema molto, molto importante, chi più chi meno, quindi chi ha bisogno cerchiamo di sostenerlo nel migliore dei modi, cercando anche di entrare in relazione con la famiglia e cercando dei compromessi, ecco. Ad esempio anche stamattina tanti sono entrati senza nessunissimo problema a staccarsi dalla mamma, invece alcuni ci hanno messo un pochino più di tempo, ma è tutto veramente normale, cioè sono agitati loro ma siamo agitati anche noi, quindi è tutto regolare. Questo per quanto riguarda il distacco e della relazione con i compagni e la partecipazione alle attività. Che considerazione hanno le docenti? Questo lo notiamo subito se ci sono bambini che magari hanno già frequentato gruppi giochi prima o magari il preasilo. Si nota subito se un bambino è già abituato a entrare in relazione con gli altri oppure se è alle prime armi. Ma va bene tutto, cioè non è una regola. C'è anche il bambino che non ha mai giocato con nessuno che entra, vede i giochi, vede il gruppetto e si aggrega senza difficoltà. Però poi sta a noi riuscire tramite i giochi, tramite le discussioni in gruppo, a fare gruppo classe, quindi è poi un lavoro che spetta a noi questo. E ognuno poi si aggrega quando se la sente, ad esempio anche adesso avevo un bambino che stava a due passi fuori dal cerchio perché non era ancora pronto ad entrare, ma va bene così, ci mancherebbe, gli diamo tutto il tempo necessario. Qui però, rispetto al Ticino, si frequenta solo al mattino, tranne un pomeriggio a settimana. E se un genitore lavora? Entro la fine di maggio noi facciamo un sondaggio sulle strutture diurne nel quale tutti i genitori devono mettere le crocette per vedere che fasce orarie necessitano. Se poi dopo ci sono almeno 8 allievi o più di 8 allievi, allora viene offerto un dopo scuola anche dopo le 3:30. Adesso devo dire che la scuola dell'infanzia questo non è mai successo, infatti noi offriamo il doposcuola il lunedì pomeriggio dalle 13:30 alle 15:30, il giovedì pomeriggio nella stessa fascia oraria per gli allievi più piccoli. Però oltre questo orario non è mai stato necessario. Sì, noi lavoriamo, mio marito lavora a turni e io lavoro da indipendente e quindi così riusciamo a gestire anche il fattore lavorativo. E io no, io casalinga ormai con 3 piccole ho il mio da fare.